Sì, grazie eccellenza. Io sono un po' della vecchia scuola in questo momento, perché a me piace questo dibattito, nel senso che è stato affrontato in maniera anche differente nelle scorse legislature, e su questi temi, onestamente, quello che diceva il segretario Ciavatta poc'anzi, ossia quello di affrontarli in aula, credo che sia la cosa e la maniera più costruttiva che si possa fare, nel senso che non parlarne o addirittura dire che qualcuno vuole mettere una bandierina su alcune tematiche e dinamiche sociali che normalmente vanno a influire anche sull'interazione appunto fra la cittadinanza e i comportamenti che essa deve avere, credo che sia abbastanza miserevole come cosa. Politicamente è ovvio che qualcuno lo faccia, però credo che anche in virtù dei dibattiti fatti nelle scorse legislature ci siano delle dinamiche assolutamente divisive per etica, per questione anche personale, di cui bisogna tener conto. Mi metto sempre nella posizione più laica, nel senso, ho una mia posizione su alcune tematiche, non penso di avere però ragione assolutamente su queste dinamiche, è una mia idea. Siamo 60 consiglieri, io credo che tutti abbiamo la dignità di poter pensare di certe tematiche, di certi aspetti, soprattutto legati alla socialità e al rispetto reciproco che ci deve essere fra i cittadini di una comunità, e bisogna avere questa dignità e anche il rispetto di chi la pensa in maniera differente. Il progetto di legge nasce appunto per cercare di dare una definizione di tantissime dinamiche che ruotano attorno alla protezione sulla salute sessuale. E ovviamente il nostro punto di vista che mettiamo a disposizione e dell'Aula consigliare e della Commissione 4 e ovviamente della cittadinanza. Sapendo che non potrà essere certamente estensivo, non potrà ricomprendere l'universo mondo che riguarda questo aspetto. Ci sono alcune peculiarità che secondo me sono da affrontare, perché è giusto che debbano essere affrontate, ripeto, con il rispetto delle idee di tutti. Non portarle in aula, non affrontandole, aspettando anche, ricordo, le istanze d'arengo arrivate sulla depenalizzazione dell'aborto, crearono un dibattito, ma scompigliarono un po' gli equilibri dell'allora legislatura 2012-2016, proprio perché se ne doveva parlare comunque con un'istanza d'arengo. Poi indipendentemente da come sia andata, che non sto a disquisire, però se ne parlava in aula, e io credo che questa sia la situazione migliore per cui evidenziare dei difetti, migliorare la legge o il progetto di legge, andare a ricomprendere all'interno anche del percorso istituzionale nella commissione permanente anche aspetti che magari ci sono sfuggiti. Però sentire parlare di bandierine fa un po' sorridere, francamente, perché o si vuole semplicemente non affrontare il tema, o lo si vuole molto artatamente ghettizzare in una sorta di forzatura. Non è una forzatura. Si tratta di parlarne di certe cose, perché alcune cose, a scanso di equivoci, non sto parlando degli articoli sull'interruzione volontaria della gravidanza, alcune cose vanno normate, o almeno bisogna auspicare che queste cose possano essere affrontate dalla politica, perché è la politica che comunque si deve porre il problema di dare delle regole. Poi possono piacere o meno, però quantomeno all'interno dell'aula consigliare, delle commissioni dopo, si possono affrontare, si devono affrontare, perché sono temi che comunque comprendono la normale interazione fra gli esseri viventi. Allora, se la si vuole mettere in questa ottica, io credo che il dibattito costruttivo oggi, come in commissione, come ci sarà in commissione, debba volare un po' alto, nel pieno rispetto di tutte le visioni. Io credo che ci siano degli argomenti che non sono normati e che devono essere per forza fatte dalla politica o quantomeno affrontate da essa. Proprio perché, insomma, noi siamo un Parlamento, il Parlamento redige delle leggi
e lo deve fare nel momento in cui anche queste cose non sono normate in questo caso. E quindi ripeto e vado alla conclusione perché sta terminando il tempo, non c'è stata nessuna volontà di fare forzature, non c'è stata nessuna volontà di fare o di mettere delle bandierine come dice qualcuno, c'è solo la volontà e la dignità di dover affrontare certi argomenti all'interno di questo consesso, perché sono argomenti che comunque devono essere affrontati e non possono essere scansati indipendentemente da come uno lo pensa, di come uno pensa le questioni. Vanno affrontati perché lo richiede proprio l'urgenza e anche la contingenza dei tempi odierni. E quindi mi spiace insomma che ci siano queste prese di posizione a prioristiche che non hanno niente a che vedere con forzature o bandierine da mettere sul terreno. Grazie Eccellenza.